Le sconfitte fanno parte del percorso, ci possono essere, ma ci sono sconfitte e sconfitte. Piace anche perdere quando si gioca a calcio, perché ci sta, ma non così. E le squadre che giocano contro il Genoa devono faticare. Ragazzi, buongiorno. Sono estremamente contento e soddisfatto che Gilardino abbia detto esattamente quello che nella mia incazzatura io ho detto nel video di domenica. Ci sono partite e partite. Accantoniamo la partita di Venezia, è andata come è andata. Ma bisogna saper essere in grado anche di essere sconfitti dagli avversari. È brutto dover guardarsi allo specchio e dire ci siamo sconfitti da soli. Era questo esattamente il discorso che volevo fare. Sono contento che qualche Mariuccia sul web non abbia preso il mio discorso e che invece lo stesso mister lo abbia confermato. Sintomo che forse questi youtuber non è che dicano proprio cose sbagliate. Ma andiamo a sentire quello che ha detto il Gila. Vi ricordo solo se ne avete piacere, ovviamente seguite Guardo il Genoa con papà e iscrivetevi al canale. È vero che le differenze, diciamo, di serie si azzerano, ecco, però diciamo, si parte da due dimensioni diverse. Ecco, il Questo fatto. è l'errore che noi potremmo commettere nella partita di domani. Se pensiamo di essere presuntuosi, se pensiamo di essere più bravi di loro, noi dobbiamo avere la consapevolezza della nostra forza, ma assolutamente è impensabile che noi andiamo in campo con la presunzione di essere più forti di loro. E questo sostanzialmente è quello che abbiamo detto in live ieri sera. E saluto ancora Gianluca, saluto Dani, li ringrazio di essere stati in mia compagnia, la Gazzetta del Grifone e Area Genoa. E ci terrei a sottolineare ancora una cosa. Il discorso che abbiamo fatto in questi giorni, senza scendere troppo nel dettaglio del derby, perché molti genoani, e lo accetto, sono scaramantici, quindi presa molto alla larga, sostanzialmente verteva, anzi, su questo, il fatto che non posso pensare, visti i valori in campo, di andare in campo e di avere paura di questa squadra, di avere paura del derby, che non vuol dire assolutamente snobbare gli avversari, ma avere quella consapevolezza che ti permetta di rendere al 101%, perché il derby, parliamoci chiaro, e nessuno lo vuole perdere, ma consapevoli di quello che possiamo fare. E come ha detto il Gila, e sono molto d'accordo, nei momenti più storti e nei momenti più difficili è lì che si vede il carattere del Genoa e del Grifone. Quindi quello che volevo trasmettere anche domenica dopo il Venezia, è che io posso vedere anche una squadra che gioca bene e si è battuta fino alla morte e gli avversari fanno meglio di lei. Rende grandi gli avversari, ma rende grandi anche gli sconfitti. Non in quelle modalità e non mi aspetto affatto che domani sera, che credo sarà comunque una battaglia, mi aspetto che il Genoa faccia questo tipo di partita. E poi la palla è rotonda, lo sport è bello anche perché certe volte è un po' imprevedibile, vada come vada. Ti chiedo se con la società, diciamo, state parlando della possibilità di prendere qualche svincolato, se è un'idea. Ad oggi c'è il pensiero totale sulla partita di domani, sul derby, quindi poi ci sarà modo anche di fare questi tipi di considerazioni. L'idea degli svincolati è un qualcosa che chiaramente ci ha accomunato tutti in questi giorni. Siamo estremamente corti, il problema di base è che quelli che sono stati messi a disposizione di Gilardino per andare a ricoprire quelli che se ne sono andati, purtroppo non si sono dimostrati longevi in termini di fisicità e ne hanno avuto la peggio nelle ultime settimane. Giocheremo di nuovo senza Messias. Ruslan, ovviamente, sappiamo tutti, purtroppo, povero ragazzo, quello che ha avuto. Gli facciamo un abbraccio e speriamo che possa recuperare presto. La campagna acquisti, secondo me, non può finire adesso. Si è fatto il nome di Pjanic, si è fatto il nome di Candreva, qualche verità c'è, qualche verità non c'è. Sembra che Pjanic, ad esempio, non sia mai stato nei Pjanic del Genoa, se vogliamo usare questo gioco di parole. Candreva è una seconda scelta che probabilmente in questo momento non entusiasma neanche i cuori rossoblù. Vedremo che cosa ci porterà. Sicuramente, oggettivamente, se si dovesse prendere qualcuno degli svincolati, che è comunque, ragazzi, chiaramente una politica che non è della nostra società, quindi non vi aspettate che arrivino due o tre svincolati, perché vi tolgo già ogni dubbio, non accadrà. Qualche possibilità c'è, secondo me ci sono due caratteristiche fondamentali, che chi viene preso ovviamente
sia in una condizione fisica che permetta di poter essere inserito abbastanza in fretta, e due, che non arrivi già acciaccato e continui il nostro trend di acciaccati che arrivano da noi. Infortunati altri per domani, continueranno ad esserci Ankeye, ci saranno invece Bani che sembra aver recuperato bene, Matturro che sembra aver recuperato bene, Miretti non ha la condizione per poter partire dall'ultimo minuto, quindi escludiamo Miretti dal primo minuto. Che dire di questo derby? Sarà una battaglia. Siamo comunque tutti felici perché era un paio di anni che non vedevamo il derby, e quindi insomma chi dice che non è contento di vedere il derby? Il derby è sempre una partita comunque calcisticamente come spettacolo bella per il discorso delle tifoserie e quindi piace a tutti. È una partita che comunque il Genoa deve vincere anche per un discorso di morale, soprattutto nell'ottica di Juve che arriva, Atalanta che arriva, eccetera, eccetera, eccetera. Attenzione, speriamo che non ci siano altri infortunati, perché sono convinto che i nostri giocheranno giustamente fino alla morte, e arrivare alla partita con la Juve da avere il numero di giocatori consono per poterli affrontare perlomeno quasi ad armi pari. Questo è quello che voglio. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo domani per la reaction dello stadio, io mi guarderò la partita con Bast domani, spoiler, e quindi ci vediamo tutti quanti per il derby. Mi raccomando, resettiamo quello che è avvenuto con il Venezia, solo e soltanto Forza Genoa, e il derby, signori, Forza Genoa!